Bentornati a tutti nel mio canale, oggi parliamo della build della frenesia e partiamo subito con la lancia da guerra di Pyke. Come vedete si trova in questa posizione della mappa e tutte quanto noi si trovano anche le altre magie della frenesia che vedremo più tardi. Ora, questa lancia è una delle poche armi, anzi è l'unica arma che infligge frenesia di base senza aggiungere qualcos'altro tramite magia o oggetti. È un'arma molto forte e anche l'abilità infligge frenesia oltretutto, lancia un'ondata di frenesia. Per averla bisogna uccidere un invasore vicino a questa chiesa, che sarebbe Pyke, che si trova qui e anche una galera eterna. Per quanto riguarda Pyke, la sua storia è molto bella, anche qua lo affrontiamo, ma come vedete ora lo distruggerò perché semplicemente sono overlivellato, quindi purtroppo lo distruggo con due colpi. Però non è da sottovalutare e vi lascio nuova marchiata e la lancia da guerra di Pyke. Nuova marchiata è un oggetto essenziale per la quest della donna cieca, anche per il finale segreto della frenesia. Invece quest'arma io la consiglio perché è ben bilanciata. Ora leggiamo la descrizione. Lancia da guerra marchiata a fuoco da impronta di dita. Apparteneva a Pyke, cavaliere della rocca della tavola rotonda. Proprio come Pyke è tormentata internamente dalla fiamma gialla della frenesia. Abilità unica a fondo frenetico. L'esecutore compie un balzo e pianta a terra la lancia, avvolta dalla fiamma della frenesia, generando una sconvolgente esplosione. Legge follia sia ai nemici che all'esecutore. Cuva marchiata del cavaliere Pyke, fiammeggiante di giallo, internamente ricoperta dal disgustoso marchio di un dito rovente. Offerta alla giovane cieca, la guiderà verso la luce distante, permettendole di diventare una vergine delle dita. Ora guardiamo insieme l'abilità dell'arma, che è molto bella, che si fa un balzo e poi infligge tutto intorno a un'area appunto fiammeggiante, che fa danno da follia sia a te che ai nemici, però è molto efficace soprattutto quando si è circondati da molti mob. Ora saliamo verso la chiesa. Adesso dentro la chiesa troviamo due oggetti molto interessanti, la lacrima sacra per le boccette, poi le vestiti delle vergini delle dita, che penso siano a simboleggiare il fatto che la tizia, quella cieca, potrebbe diventare una vergine di vita grazie a Pyke. Ora, subito sotto la chiesa possiamo trovare un'altra arte interessante, dove è il punto 2, l'esplosione frenetica. Praticamente lancia un raggio di luce attraverso gli occhi, che infligge danno da frenesia. Si trova qua sotto, ora qua non si vede, ma dovrebbe esserci uno scarabeo invisibile, che se ucciso vi lascia appunto l'arte. Attenti ai ratti che fanno le trappole. Per quanto riguarda l'arte, incantesimo creato dalle folle tre dita, l'esecutore proietta dagli occhi oggetti getti concentrati di fiamme gialle dalla frenesia. La carica cresce a potenza dell'incantesimo consentendo di superare le difese nemiche. In passato chiunque abbia provato a controllare le fiamme della frenesia è finito per soccombere alla follia, al culmine di una disperata lotta interiore. Questo incantesimo è testimonianza di un vano trionfo. Ora, come vedete è abbastanza forte, spara un raggio a lunga distanza in linea retta. Può essere caricato e non traposta del tutto la difesa nemica, ma anche se si para comunque infligge una notevole quantità di danni. In più, come vedete, può essere spammato, quindi soprattutto in PvP è molto forte. Ora parliamo della fiamma della frenesia, che è la magia della frenesia, appunto, che si può trovare subito all'inizio gioco, da dove si esce dall'area iniziale andando verso il basso seguendo il sentiero. Si può trovare appunto questo falò, e vi faccio vedere la strada partendo da questo falò. Come vedete è anche abbastanza vicino, basta andare a cavallo e salire questa specie di rupe. Una volta saliti si può trovare, passando per il villaggio infestato dalla frenesia, si può trovare appunto questa chiesa e all'interno questa magia in un cadavere. Ora uccidete i mob, attenti perché infliggono anche questi ovviamente frenesia. Come vedete non sono molto forti, sono solo ratti e semplici vagabondi. Ora appunto si trova in questo cadavere qua, l'arte. La prendete, poi la potete equipaggiare, non serve molto per utilizzarla. È l'incantesimo creato delle folli tre dita, l'esecutore sprigiona dagli occhi la fiamma gialla della frenesia. La carica incrementa la portata. La fiamma della frenesia infligge danni e provoca accumulo di follia, anche nell'esecutore. L'incantesimo è efficace solo contro i senza luci.
Allora, questa cosa che è efficace solo contro i senza luci non è vera, anche perché con i mob è utilizzabile, come vi mostrerò tra poco. Richiede solo 16 di fede, quindi è molto fattibile anche in questo gioco. Vedete? È efficace anche contro i nemici normali. E qua attualmente ho 30, 30, 35 mi sembra di fede, non è neanche tanto. E comunque fa i suoi discreti danni. Allora, questa è la posizione che vi mostra dov'è l'incantesimo più potente della frenesia, che si chiama frenesia intollerabile, come vedete nella zona innevata. Ora bisogna percorrere in linea retta attraverso questa grazia. Semplicemente andando dritto non è molto difficile da trovare. Come vedete poi succede una cosa veramente strana. All'improvviso appargono queste evocazioni di soldati dragonici. Non so come mai appargono qui. L'ho cercato anche, ma non ho visto un evocatore. Però sono molto belle. Però non capisco il significato. Se qualcuno lo sa, scrivetemelo nei commenti. Comunque, qua vicino c'è appunto questo posto, questa chiesetta. Basta scendere qua sotto. E si trova una cassa con appunto questa magia, questo incantesimo della frenesia. Sopra sono tutti i nemici, appunto, ovviamente che applicano frenesia, quindi attenti se volete affrontarli. Allora, questa magia è veramente potente, soprattutto perché è quasi come la fiamma frenetica, quella che si trova proprio inizio gioco. Però è molto più potente, spara di continuo finché non finisce il mana e potete muovervi. Come vedete, richiede 31 di fede. Incantesimo creato dalle folli tre dita, l'esecutore sprigiona con violenza agli occhi la fiamma gialla della frenesia. Tieni premuto per alimentare la fiamma. Questo incantesimo può essere usato in movimento. Chi possiede nello sguardo la fiamma gialla della frenesia è vittima di dolori lancinanti e pianti irrefrenabili. È molto potente, però questa applica velocemente la frenesia. Come vedete ci si può muovere, grande vantaggio che tutte le altre incantesimi della frenesia vi fanno stare fermi. E quindi siete vulnerabili. Quando finite di usare l'incantesimo, sparate i raggi tutto intorno a 360 gradi. Ora vi faccio vedere cosa succede se vi applica frenesia. Appunto, vi fa danni, vi blocca l'animazione dell'incantesimo. Consiglio a tutti questo incantesimo comunque perché è più forte, quindi va sicuramente avuto se volete farvi build frenesia. Adesso vi faccio vedere dove si trova l'ululato di Shabriri, che è sempre in alto in quella zona dove eravamo prima, dove ci sono praticamente tutti questi incantesimi. Nel punto 2, dove si può vedere nella mappa una specie di torre. Adesso prendiamo il cavallo e ci avviciniamo. Attenti che praticamente quella specie di occhio di Sauron, no? Appena vi vede vi applica follia, quindi nascondetevi dietro le rocce. Ora effettivamente io qua tiro dritto contro questi ratti, anche perché volevo provare questa nuova arma, che non avevo mai provato. E ho visto che la follia non mi faceva così tanti danni. Infatti anche quest'arma è più e non fa danni. Però dai, è divertente. Adesso che avete ucciso questi ratti, basta salire. In cima ci sono anche un gruppo di persone con la frenesia che sono loro che evocano questa specie di occhio di Sauron. Se li uccidete smetteranno di invocare quest'occhio. Comunque qua c'è la cassa. Aprite la cassa e trovate subito l'incantesimo. Ululato di Shabriri. Allora, per utilizzarlo non vi chiede tantissima fede. 33 invece vi chiede tanta fede, ho sbagliato io. Incantesimo creato dalle folli tre dita. Emette un grido straziante che causa progressivamente follia ai nemici vicini. L'incantesimo provoca accumulo di follia anche nell'esecutore e amplifica l'ostilità dei nemici nei vostri confronti. Si dice che il contagio delle fiamme della frenesia abbia avuto origine da Shabriri, l'uomo più detestato di tutti i tempi. Personalmente sconsiglio di usare questa magia anche perché fa pena. Non infligge danni, non stona nemici, non li rallenta. Quando l'attivate li possono colpire e ve la tira solo a voi, serve giusto per attirare i nemici verso di voi. Ora allora vi faccio vedere dov'è la Galera Eterna, praticamente in fondo nella mappa elevata sulla destra. C'è questa Galera Eterna dove si trova Vike.
che vi droppa la sua armatura e la sua magia. Essenzialmente non serve molto per la frenesia, se non per la storia, anche perché poi è un personaggio molto legato alle tre dita. Come vedete qua lo affronto con la lama di Melenia, molto potente, soprattutto perché contro i nemici umanoidi è devastante. A lui attiva la sua abilità, che è quella poi che drop, che potenzia quasi tutto. La lancia è quella che abbiamo trovato prima, che è la sua lancia. Come vedete comunque fa molti danni, anche il fulmine mi ha quasi asciottato. Ora qua uso quasi sempre le due perché ho visto che sta forte. Soprattutto è molto efficace contro di lui. Ci lascia il fulmine draconico di Vike e tutta la sua armatura. Allora, la sua armatura, elmo di ferro marchiato da fuoco da impronte di dita, indossato da Vike, cavaliere della Rock della Tavola Rotonda. Nessun senza lui si è avvicinato al trono del Lord Ancestrale quanto Vike. Ma senza dire nulla a nessuno, Vike si è inoltrato nei meandri al di sotto della capitale ed è stato arso dalla fiamma della frenesia. Ha preso questa decisione per la sua vergine o qualche forza superiore l'ha ingannato? Fulmine draconico di Vike, incantesimo di Vike, cavaliere della Rocca della Tavola Rotonda. Evoca il fulmine scarlatto per infondere forza nell'esecutore e all'armamento che impugna nella mano destra. Conferisce l'affinità a fulmine agli attacchi e incrementa il carico di rifoggiamento massimo, tuttavia riduce la resistenza ai danni da fulmine. Di tutti i cavalieri, Vike, la lancia draconica, era il prediletto di Lances, che sarebbe quel drago che affrontiamo che spara i fulmini rossi. Allora, ho il vostro bello scudo della follia, che si trova al di sotto della capitale. Ora vi mostro la strada, anche se ci vuole un po' perché è veramente lunga. Più a sinistra devi scendere per aprire questo portone, che a destra c'è la manovella da girare. Poi scendete qua sotto, girate a destra, qua sempre dritto. Ora andate qua sotto nella galera, girate a sinistra. Qua dovete stare attenti perché è facilissimo perdersi, perché è un luogo veramente intricato. Questo uccidetelo, perché se salite rischia di uccidervi, come è successo a me. Salite questo qui. Ora attenti a questi qua che fanno veramente tanti danni per essere dei semplici mob. Qua sbaglio strada, devo andare dall'altra parte. Fatemi rigiro. Ora qua mi fermo un attimo perché non ricordo bene la strada. Devo tornare indietro. La strada che avevo fatto era giusta invece. Qua continuiamo. Ok, dovete scendere qua sotto. Attenti ai nemici che vi fanno le trappolozze. Qui lì c'è una scorciatoia da aprire. Scendete qua sotto. E finalmente siete arrivati all'ascensore. Questi vasi non vanno eliminati, li ho uccisi giusto per sport. Scendete. E qua c'è un boss che potete uccidere, che vi droppa una magia di sanguinamento. Proprio lì subito successivamente c'è un boss, che è molto simile a Mogwin, il signore del sangue. È sempre uno della sua stirpe. Perché quelli come lui, stranati diversi, venivano sigillati al di sotto della capitale. Invece, seri nobili, se no ti venivano staccati tutti i corni. Qua si affronta la boss fight. Qua la voce ha sconfitto. E dietro c'è una parete illusoria che deve distruggere, che vi apre appunto questo sentiero. Una volta aperto questo sentiero, dovete scendere. E è veramente difficile scendere perché è un attimo scivolare e morire. Infatti, come vedete, c'è molti chiazzi di sangue.
Allora, vi consiglio di seguire passo passo quello che faccio. Ci sono anche altri metodi, buttandosi ad esempio direttamente laggiù, però sono molto rischiosi. Cioè, anche questo è abbastanza rischioso, ma fattibile. Ho fatto un salto normale. Scendete. Qua dice un attimo da farsi. Ok, questo è molto difficile come salto, anche perché potete sbattere da quello sopra e morire proprio a secco. Qua siamo quasi arrivati, basta arrivare alla lapide sotto, però prima dobbiamo saltare anche la lapide laggiù in fondo. Non fare un salto troppo lungo perché sennò cadete nel bordino lì che hanno lasciato. E qui si trova l'incantesimo, la frenesia ineluttabile, che sarebbe la presa. Incantesimo creato dalle folli tre dita. Gli esecutori sprigionano dagli occhi la fiamma gialla della frenesia, per poi ghermire i nemici e contagiarli con la sua follia. L'incantesimo prova accumulo di follia nell'esecutore, ed è efficace solo contro i senza luce. Fissare il prossimo negli occhi è la forma più intima di contatto umano. In questa zona troverete spesso gli oggetti dietro delle tende che non possono essere distrutti a colpi normali, ed è per questo che dovete distruggerli usando i nemici che quando vi attaccano. Ora, qua si trova lo scudo dell'impronta, lo scudo più forte del gioco. Leggiamo subito la descrizione: costa 70 follia, pesa 29 kg, è un bel peso, però guardate, dai, 81 incremento forza, grande scudo in pietra con un'intricata decorazione di impronta di dita. Uno dei grandi scudi più pesanti, appartiene alla tomba di un'antica divinità, su cui delle dita hanno impresso un messaggio che non verrà mai letto, che si dice abbia dato origine alla frenesia. Colpo di scudo è il classico colpo che dà, comunque si può cambiare l'abilità, si può mettere qualsiasi abilità ci pare a questo scudo. Richiede anche parecchia forza per essere usato, ed applica frenesia quando colpisce. Come vedete, colpisco il nemico. Vado indietro, lo attiro, è un po' lento, eh. Comunque questo nemico non vi attacca se non lo attaccate. Ora cerco di fargli colpire la tenda, ma come vedete non è facilissimo perché non si muove questo rincoglionito. Vedete, comunque lo scudo va parato un bel po'. Oh, finalmente si è avvicinato. Facciamo ricolpire e distrugge la tenda. Ora si può uccidere perché non serve più a nulla. Questo è praticamente spiega che c'è un ago che può curare la frenesia. Sempre facendo la quest di Millicent. Se vi interessa, vi lascio il link in descrizione. Perché più avanti succederà delle cose se andate avanti. Spoiler, attenzione, quindi da qua in poi c'è spoiler. Quindi se volete fermarvi, fermatevi ora. Ora, scendendo qua sotto, se ci ritornate poi non vi farà danno da caduta, come vedete. Scendendo qua sotto, si troverà quella porta laggiù. Per entrarci bisogna essere totalmente nudi, senza vestiti, se no non si aprirà. E qua sulla destra troverete la sacerdotessa, quella senza occhi, che se gli date quell'oggetto che abbiamo raccolto prima con la lancia, vi completerà la quest. Prima dovete entrare qua dentro, tutti nudi. Però attenzione, se fate questo vi beccate la frenesia, per forza. Quindi la vostra vergine se ne andrà e rimanete senza vergine. Potrete comunque livellare, ma rimanete senza vergine. Io l'ho fatto per la prima volta per sbaglio e sono rimasto fregato, perché pensavo di aver scoperto un segreto e invece l'ho preso nel culo. Comunque, questo è uno dei finali, dei tre dei finali che serve per completare il gioco, che vi dà il trofeo. Ne servono essenzialmente tre. Non è difficile platinarlo questo gioco, comunque va fatto almeno 3 volte il gioco. Queste sono le tre dita, le divinità esterne. Una volta che venite marchiati, dovete tornare dalla sacerdotessa, dagli occhi,
e lei tipo si prenderà fuoco, diventerà la vostra vergine e vi darà un oggetto che se date a fine gioco potete fare il finale segreto della frenesia. Cioè non è segreto, è un finale che comunque questa zona, non è, come avete visto, non è facile da scovare. Ah, ovviamente anche fede quando fate questo qui. Sembra di dare 5 a fede e gli occhi vi rimarranno per sempre così, che intrisi di frenesia. A meno che appunto non fate la quest di Millicent, che una volta che uscite Melania vi dà un ago. Una volta che usate questo ago, lo potete usare solamente però nell'isola dragonica che si trova nel cielo. C'è una specifica area in cui compare una nuova arena andando dietro nel tempo, mettendovi a sedere. In questa arena c'è un boss, non importa che lo combattiate, e potete attivare solo in questa arena quest'ago che vi cura la frenesia. Poi vi faccio vedere come si usa la frenesia in un PvP e anche l'abbraccio che non avete visto prima. Ovviamente colpisce solo i nemici umani e gli NPC. Ora mi attaccano in due, quindi mi ritiro. Cioè, di che questi però non sono particolarmente svegli, anche perché prima di combattere ho fatto il solo e tutto, stai fermi a prendermi la presa e va bene. Ora qua molto furbamente, molto intelligentemente attirano tutti i nemici e io gli sputo da lontano. Questa abilità, come ho detto, che era molto forte perché, come vedete, va in linea retta. Ora c'è da dire che loro non schivano praticamente mai. Come vedete prendono quasi sempre tutti i colpi. Ora questo l'ha schivato, ma guarda. Ora questo lo riprende. Come vedete il raggio è veramente lungo dello sguardo, oltre ai danni che infligge. Comunque, come ho detto, qua ho 30-35, quindi non è tanto. Immaginate uno che si è specializzato in frenesia. Qua l'acceco, e beh, praticamente procca frenesia e muore. Il suo amico ormai continua ad attaccarlo, ma decide di suicidarsi e si butta sotto. Grazie a tutti per aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima. Se vi interessano altri video del genere, iscrivetevi e se vi è piaciuto lasciate un like.